picchiare un secondo a Saronni. Dunque, con un Saronni forse in calo, forse in crisi, si parte dopo Bosco Chiesanova per la tappa Verona-Treviso. È una tappa brevissima, 121 chilometri, pianeggiante, interamente dedicata ai velocisti, e Saronni forse può respirare in questa tappa che non presenta grosse difficoltà, ed è importante che dopo una giornata così brutta, così difficile come quella di Bosco Chiesanova, ci sia per lui una tappa quasi di tutto riposo. Finalmente i velocisti, che avevano mancato tutti i traguardi, anche quelli più caratteristici per loro, riescono a emergere in questa frazione, e sono i due velocisti italiani. Rick Van Linden non l'abbiamo praticamente mai visto, si sta preparando per il Giro di Francia, e quindi sono i due velocisti italiani a emergere. Vince Giuseppe Martinelli davanti a Pierino Gavazzi. Ecco lo sprint.